Il gruppo Orogel prosegue il suo percorso di innovazione, percorrendo anche quella che è la nuova comunicazione, quindi è online il nuovo sito. Noi vogliamo parlarvi di questo con la dottoressa Giulia Rossi, ufficio marketing, che ha seguito il progetto. Taglialo a metà, in carta e sogni va. Dottoressa Rossi, lei ha seguito il rinnovamento di questo sito del gruppo Orogel, ci vuole parlare dello sviluppo di questo progetto? Sì, Orogel ha effettuato un importante investimento in ambito comunicazionale già quando 2 anni fa ha effettuato il restyling del proprio marchio e di tutto il packaging, quindi è cambiato completamente il modo di comunicare dell'azienda. E ovviamente questo nuovo asset si è deciso di andare a convogliarlo anche su quello che riguarda la comunicazione web. Orogel aveva bisogno di rinnovarsi e di adattarsi a quelli che sono i nuovi metodi di comunicazione per quel che riguarda il mondo internet, e quindi ci siamo rivolti a una società specializzata in strategie di marketing, di web marketing e nello sviluppo di siti internet. Abbiamo incontrato Lynx, una società del gruppo Onit, ci sono piaciuti molto come modo di operare e abbiamo iniziato insieme questo progetto veramente corposo. Orogel ha cambiato completamente il modo di comunicare, perché noi oggi siamo online con un sito del gruppo, gruppo-orogel.it, dove c'è una panoramica generale su quello che è il mondo Orogel. Si entra nel mondo della bontà naturale di Orogel, un mondo che vuole rappresentare tutti quelli che sono gli aspetti comunicazionali di questo mondo, appunto, di una grande azienda agroalimentare. Quali sono, dottoressa, i contenuti del sito e quali gli sviluppi futuri? Il sito vuole dare una rappresentazione di tutto quello che è il mondo Orogel. È un sito che parla molto per immagini, perché abbiamo voluto evocare tutto quello che è la naturalità, la bontà dei prodotti, appunto tramite un aspetto grafico e di impatto visivo. Il sito racconta tutto quello che è il mondo Orogel, quindi dalla nostra storia, dalle nostre origini a quello che è il futuro, quindi tutto quello che riguarda il mondo dell'innovazione, dello sviluppo dei prodotti, della qualità, i nostri soci che sono le fondamenta del gruppo Orogel. Quindi il sito racconta tutto questo e questo è appunto il primo passo nello sviluppo della strategia web di Orogel, perché poi a breve arriveranno anche un sito che riguarda solo e esclusivamente il mondo dei surgelati, retail, il mondo dei surgelati food service, Orogel fresco e il mondo delle confetture. Allora possiamo partire con il pubblico di Orogel News in questo viaggio sul sito online www.gruppo-orogel.it. Entrando nel sito gruppo-orogel.it si entra appunto in un mondo di bontà naturale e abbiamo voluto dare appunto un impatto visivo importante per far vedere quali sono i principi fondamentali e la base di tutta l'attività del gruppo Orogel, quindi la naturalità dei prodotti. Entriamo nel sito internet e abbiamo subito una panoramica su quelle che sono le tre divisioni fondamentali del gruppo, quindi Orogel fresco, Orogel surgelati e Orogel confetture. E in home page diamo ampio spazio anche a quello che riguarda il discorso delle news, che verranno settimanalmente aggiornate dal nostro ufficio stampa per comunicare repentinamente al consumatore, al cliente, quelle che sono le informazioni più fresche del gruppo. E poi entriamo nel chi siamo, che vuole raccontare quello che è in sintesi il gruppo Orogel, quindi un gruppo fondato sui soci, i soci che sono appunto la nostra proprietà e che coltivano per noi tutta la materia prima che viene venduta in parte ovviamente come prodotto fresco, in parte come prodotto surgelato o come confetture. Abbiamo approfondito anche il concetto Orogel 360. Orogel segue tutto il percorso di qualità dalla terra alla tavola e qui, tramite appunto questo menu di forte impatto visivo che grazie alla presenza di queste immagini trasmette immediatamente i concetti che si vogliono andare a esprimere, andiamo ad approfondire quelli che sono i temi del nostro gruppo. In particolare, ad esempio, nell'Orogel 360 parliamo di innovazione, facendo vedere quelle che sono le realtà all'interno di Orogel che seguono per noi il discorso di innovazione, quindi Vitroplan, Sicura e la nostra cucina italiana, che è il centro gastronomico dove vengono sviluppati tutti i nostri prodotti. Poi abbiamo l'area destinata appunto alla presentazione dei prodotti delle divisioni surgelato, fresco e confetture.
E poi passiamo alla responsabilità. Abbiamo voluto dare un ampio spazio anche a tutto quello che è il discorso della sostenibilità, della solidarietà e soprattutto abbiamo anche un'area dedicata al codice etico. Orogel all'inizio di quest'anno si è dotata di un codice di comportamento, il codice etico, dove vengono illustrati tutti i principi alla base, tutti i principi fondamentali alla base dell'operare della società. E poi abbiamo un'area comunicazione che è ricchissima di informazioni, qui potete trovare anche Orogel News, che seguite ovviamente tutte le settimane, ci sono le puntate che vengono redatte e costruite dalla redazione appunto di Teleromagna. E infine un'area contatti dove ci sono poi tutte le informazioni per venire presso le nostre sedi o per inviare domande di lavoro. Questo è un po' quello che è il sito del gruppo Orogel, un sito che richiede anche tutti i vostri commenti, perché in qualsiasi parte del sito c'è la possibilità di lasciare un commento e di andare anche a votare quelle che sono le informazioni contenute. Quindi vi invitiamo ad andarlo a visitare e di farci pervenire il prima possibile i vostri commenti per andare a migliorare il servizio e soprattutto per andare a creare un sito internet in collaborazione con quello che è il mondo dei consumatori nella grande famiglia Orogel. E a proposito di consumatori, vediamo qual è il mercato che ci si prospetta nei prossimi mesi. Lo facciamo parlando con il direttore commerciale di Orogel Surgelati. Apprende il cielo. Direttore, siamo a metà giugno. Come potremmo sintetizzare l'andamento del mercato di questi primi mesi? Ma il mercato ha avuto una punta di consumo importante nell'inverno, causata soprattutto dall'andamento climatico che ha favorito il consumo di prodotti surgelati. Nell'anno terminante ad aprile il consumo dei nostri prodotti, quindi dei prodotti surgelati vegetali, cresce circa del 2%, all'interno di questo dato Orogel cresce molto di più. Un andamento che giustifica anche il comportamento e le abitudini alimentari dei consumatori che stanno cambiando di anno in anno. Assolutamente sì, il mercato dei surgelati è un mercato che ancora può produrre performance di crescita interessanti, in virtù del fatto che bisogna rompere alcuni pregiudizi storici che inibiscono un po' il consumo di questi prodotti, proponendo innovazione, servizio e qualità. È un po' la nostra missione e forse è il motivo per cui, ripeto, in un mercato che cresce del 2%, noi cresciamo del circa il 9,5% a volumi e del circa il 15% a valore. Quindi vuol dire che c'è un target di consumatori che sempre di più apprezza i nostri prodotti e le nostre iniziative. Quali sono i rapporti che legano il gruppo Orogel alla GDO? Ma noi da molti anni ormai stiamo puntando direttamente al consumatore finale, quindi la nostra azienda ha una vocazione spiccata per soddisfare le esigenze di chi va a fare la spesa, per essere banali. È evidente che per fare questo passaggio è necessario l'intervento dei distributori e quindi noi curiamo molto i rapporti con le aziende, soprattutto in un'ottica di servizio, quindi sempre di più i distributori hanno bisogno di prodotti per valorizzare la propria insegna e noi cerchiamo di essere allineati a questo schema. Un'azienda che marcia compatta, il settore commerciale è sempre in fermento e in movimento, quali saranno i prossimi appuntamenti che vi vedono coinvolti? Ma noi come tutti gli anni faremo una convention con tutta la nostra organizzazione commerciale i primi di luglio, dove presenteremo i progetti dell'autunno-inverno, che sono progetti importanti che vanno a coprire sempre un target di consumatori che hanno bisogno di prodotti nuovi, innovativi. Nel nostro segmento di competenza stanno crescendo molto i prodotti nuovi, quelli che abbiamo lanciato negli ultimi anni, il segmento dei contorni benessere sta avendo veramente un successo importante. Noi dobbiamo continuare su questa strada e stimolare i nostri interlocutori a far sempre meglio e a far sempre in maniera più spiccata presente al mercato quelle che sono le nostre caratteristiche. Grande attenzione alle linee di lavorazione per i prodotti del mondo Orogel, come nel caso dei carciofi. Una vera novità, ne parliamo con il direttore generale del gruppo Orogel. I carciofi hanno veramente un peso rilevante ultimamente nelle produzioni vegetali Orogel.
Sì, noi puntiamo moltissimo sul discorso dei carciofi, c'è un buon mercato per quanto riguarda i carciofi surgelati, soprattutto per i carciofi surgelati di qualità. Noi ci siamo messi in testa molti anni fa, è un progetto questo che ha richiesto molto tempo di mettere in pista una filiera italiana del carciofo. Fino a pochissimo tempo fa i carciofi surgelati si lavoravano una volta che il mercato fresco non richiedeva più prodotto, quindi era un termine di produzione con tutti i problemi che si possono immaginare. E noi da 2 anni a questa parte abbiamo messo in pista una filiera, abbiamo dei produttori, quest'anno produttori che coltivano ben 130 ettari di prodotto che viene destinato solo ed esclusivamente alla surgelazione, quindi semina diretta, controllo diretta di tutta la fase di produzione, scelta del miglior momento di raccolta, pochissimo tempo dalla raccolta del prodotto alla surgelazione. Camion che arriva in azienda alle 8 di mattina, prima di sera è già surgelato. È una caratteristica che contraddistingue tutte le lavorazioni dei vegetali Orogel. Un surgelato è di qualità se arriva una materia prima di qualità, e da questo punto di vista nessuno meglio di Orogel può fare questo, perché Orogel è una società cooperativa, siamo una società cooperativa e quindi tutte le nostre produzioni arrivano dai nostri soci, quindi abbiamo il controllo della filiera, abbiamo il nostro servizio agronomico che segue passo a passo tutte le culture, abbiamo bisogno di avere un'ottima qualità in campagne e abbiamo bisogno, per poter preservare questa qualità, di far intercorrere pochissimo tempo dalla raccolta alla surgelazione. Per questo siamo strutturati in maniera da comandare le raccolte in funzione di quella che la fabbrica potrà assorbire. Quindi pochissimo tempo, veramente pochissimo tempo, dal momento in cui il prodotto viene posto sul camion al momento in cui il prodotto va a finire in un bins surgelato, stoccato in cella a meno 25 gradi, per poi essere ripreso nel momento in cui serve per destinare le varie confezioni. Eccoci giunti al consueto appuntamento con l'andamento del mercato della settimana. Per l'andamento del mercato della settimana partiamo con la frutta, le ciliegie in diminuzione, le morette gemme e la pezzatura da 22 e oltre da 1,30 euro a 1,70 euro prezzo di vendita. In diminuzione anche i duroni della pezzatura 22 e oltre da 1,50 euro a 2 euro di vendita. Invariati i duroni di vignola Grifoni pezzatura da 22 e oltre da 1,80 euro a 2,50 euro. Entrano le nuove varietà di albicocche, la Carmen pezzatura 40 e oltre da 1,10 euro a 1,40 euro. 40 prezzo di vendita, in diminuzione gruppo Cot da 40 e oltre 1,40 euro di vendita 1,80 euro. Entra la nuova varietà Tirinto spessatura 40 e oltre il prezzo di vendita da 1 euro a 1,20 euro. Passiamo alle pesche, MyCrest per la categoria A da 1,10 euro a 1,30 euro prezzo vendita, per la categoria B da 90 centesimi a 1 euro, per la categoria C da 85 centesimi a 90. Ora passiamo alle verdure, abbiamo i cavolfiori in diminuzione in vendita da 80 centesimi a 1 euro, stabile la bietola in mazzi al chilo da 70 centesimi a 80 centesimi, i piselli in diminuzione da 90 centesimi a 1,10 euro prezzo di vendita. Per le zucchine il prezzo rimane invariato, per le tonde da 90 centesimi a 1 euro, per le scure da 60 centesimi a 70 centesimi e per le chiare da 90 centesimi a 1 euro. Il prezzemolo risulta invariato in massa al chilo da 1,20 euro a 1,40 euro. Il fagiolino in diminuzione, prezzo di vendita da 1,50 euro a 1,70 euro. Entrano i finocchi con il prezzo di vendita da 80 centesimi a 90 centesimi. Entra il radicchio rosso tondo da 80 centesimi a 90 centesimi. E il sedano da 70 centesimi a 80 centesimi. E concludiamo con le lattughe, il prezzo è invariato per tutte le varietà, la romana da 60 centesimi a 70 centesimi, la Trocadero da 60 centesimi a 70 centesimi, Gentilina da 60 centesimi a 70 centesimi e Iceberg da 80 centesimi a 90 centesimi. Per questa settimana è tutto. Siamo giunti al termine di questa puntata di Orogel News. Io vi lascio naturalmente con i consigli del team chef Orogel e vi do appuntamento alla prossima settimana. Raccogli terra. Nella linea i gran sughi di Orogel, le novità di Orogel, i comodi bottoni di sugo surgelato, abbiamo il gran sugo del pescatore. Una base di olio extravergine di oliva, aglio, prezzemolo, pomodoro italiano e pesce
Abbiamo degli anelli di calamaro, cozze, vongole, polpo e gamberetti. L'utilizzo è facilissimo, basta mettere un filo d'olio in una padella, aggiungere i bottoni di gran sugo, farli scongelare e condirci la pasta.